Andiamo a riprendere il primo capitolo, no? Ricordate che all'inizio del corso avevamo fatto conoscenza con questo schema che ci aiutava un pochino a mettere insieme i tanti punti di vista che nelle varie lezioni, nelle varie settimane abbiamo toccato sui sistemi informativi. Okay? Allora andiamo a riprendere velocemente che come dicevamo allora e poi diciamo così vediamo di completare questa carrellata di punti di vista soffermandoci sui due tipi di modelli che non abbiamo ancora toccato, che sono quello tecnologico ed organizzativo. Il modello tecnologico avevamo cominciato ad accennare che si divideva il livello modello applicativo e modello hardware, diciamo, tecnologico propriamente detto, no? La parte IT. Quello che avevamo già detto è che era questa categorizzazione già sulla destra è fondamentale nelle fasi di progettazione. Cioè, finora abbiamo lavorato nella fase di analisi dei requisiti. Vediamo che cosa il sistema nel suo complesso dovrà fare. Una volta noto che cosa il sistema nel suo complesso deve fare, devo decidere come il sistema lo farà, quindi con quali risorse hardware e con quali soluzioni software il sistema dovrà lavorare. Le varie alternative, no? Sono chiaramente il lavoro dei progettisti che devono, così come finora stiamo cercando di ragionare sulle alternative funzionali del sistema, cioè come il sistema può implementare una cosa in un modo piuttosto che un altro, quali funzionalità dare al sistema, quali vincoli dare all'operazione del sistema, sono tutti i ragionamenti che stiamo facendo già adesso in fase di analisi. Poi chi dovrà fare la parte di progettazione dovrà continuare queste, all'interno diciamo così dei vincoli posti dai requisiti, dovrà continuare ad aggiungere dettagli, a fare scelte poi progettuali, sia di tipo software sia di tipo hardware. Visto, riprendendo velocemente un discorso che avevamo lasciato in sospeso un mese fa, quindi faccio solo dei flash che mi aiutano a riagganciarmi. Dicevamo che a livello software le macro funzionalità del software sono a livello molto approssimativo raggruppabili in tre grandi aree, quindi la gestione dei dati, cioè il livello del database e ciò che gli sta intorno, il livello della presentazione, cioè le interfacce utente, le modalità di funzionamento di questa interfaccia utente, e le regole di business, cioè come il sistema deve rispondere alle interazioni con l'utente per manipolare i dati. Noi vediamo un certo parallelismo tra il livello dati, che indica dove metto il database, come lo implemento, come faccio le query, come faccio le tabelle, eccetera. Beh, il parallelismo tra questo mondo e il modello concettuale, non lo nascondiamo. Così come vediamo un parallelismo tra le regole di business e il modello di processo. Il modello di processo è quello che decide adesso posso fare questa operazione oppure non posso farla, e se la faccio lascia questo tipo di traccia oppure non nel sistema informativo, cioè nel modello dati. Qui siamo a un livello più concreto, cioè dove c'è effettivamente il software che gira, ma deriva dal modello di processo. La parte di presentazione è una parte invece di cui non ci siamo ancora particolarmente occupati. Abbiamo cominciato, se vogliamo oggi o in questa settimana, a ragionarvi perché ci siamo posti le domande su come l'utente interagisce col sistema. Finora abbiamo cercato nei casi d'uso di dire l'utente interagisce nel senso che scambia informazioni, e quali siano poi le modalità concrete di questo scambio di informazioni non l'abbiamo ancora definito. Ci arriveremo. Che è il prossimo capitolo del corso. Ciò che però già conosciamo è che le modalità di interazione possono essere diverse. Gli strumenti che permettono all'utente di interagire con i dati forniti dal sistema informativo. Noi abbiamo anche dato un nome a queste cose. Il sistema può essere un sistema web, per cui lo apro con un browser e vedo le cose. Oppure può essere un'applicazione mobile.
oppure può essere un'architettura come chiamavamo client server, dove c'è un programma che installo sul mio PC che si collega a un server che contiene i dati o le procedure. Quindi, mentre i dati e le regole li possiamo definire pensando unicamente alle informazioni che il sistema deve gestire e al processo con cui queste devono essere gestite, quando comincio a parlare della presentazione devo già avere un'idea di quali sono le potenzialità tecnologiche, che cosa posso fare e che cosa non posso fare in un'applicazione mobile, ad esempio, quali sono le modalità, gli schemi di interazione standard che l'utente si aspetta di trovare. E quindi io immaginerò un livello di presentazione diverso anche a seconda della piattaforma su cui svilupperò. E se avrò un sistema multipiattaforma, probabilmente la presentazione, cioè layout, l'immagine, la quantità di informazione che metto nell'applicazione web sarà maggiore rispetto a quella che metterò nell'applicazione mobile, che deve essere più essenziale, più asciutta, funzionale, ma meno, perché ho meno spazio a disposizione, meno possibilità di inserire dati perché è più faticoso, allora dovrà essere in qualche modo ridotta o limitata oppure organizzata in modo diverso. Quindi il passo successivo, cioè quello di cominciare a modellare la presentazione, non riusciamo più a farlo in modo totalmente indipendente dalla tecnologia. Per questo a un certo punto dovremo iniettare, spenderemo la settimana prossima un paio d'ore a parlare in particolare della tecnologia web, cioè di come funziona e quali modalità di interazione fornisce, che poi è quella, diciamo così, la tecnologia su cui si basano la maggior parte dei sistemi informativi. Vabbè, qui non saltiamo questa parte perché l'abbiamo già trattata. Ricordate che avevamo visto insieme questa figura che diceva: guarda che in realtà le combinazioni tra livello di presentazione, livello di logica, non tanto livello dei dati che se ne sta bello protetto, sono le più diverse, hanno assunto vari modelli di lavoro nel corso degli anni. Quello che ci interesserà qui sarà, non andiamo ovviamente a approfondire tutte le possibilità che vi avevo accennato, prenderemo il modello come modello di riferimento il modello web, quindi sarà una di queste, essenzialmente questa parte qua, quella centrale. Quindi sul browser gira sia la presentazione che un po' di logica applicativa, e sul server ci sono i dati più il resto di logica applicativa, che è, diciamo così, lo stack web con cui girano le applicazioni oggi. Avremo questo come riferimento quando progetteremo poi l'interfaccia utente, quindi le interazioni pratiche degli utenti. Questi sono i modelli standard, tradizionali. I modelli tradizionali arrivano comunque dal fatto che nel tuo sistema informativo, in casa tua, in cantina, da qualche parte hai i dati. E quindi il tuo scopo è quello di fornire all'utente la possibilità di attivare delle procedure, logiche di business, processi, che fanno elaborazione sui tuoi dati. Vedete, questo è un modello che dal punto di vista tecnologico tradizionalmente è centralizzato. Ho il data center mio, di proprietà mia, oppure affittato da qualcuno che fa quello di mestiere, è indifferente. C'è un luogo fisico in cui ci sono le mie macchine, comprate da me o affittate, non cambia niente, su cui ci sono i miei dati. E le varie procedure di business, le interfacce mobili, tutto ciò che volete, attraverso la rete, si collegano a quelle macchine lì per fare operazioni. Quindi è un modello in cui, dal punto di vista tecnologico, per parlare il vostro linguaggio, avviene un forte investimento nella costruzione del data center. Costruzione oppure, diciamo così, l'acquisto da terzi del servizio. Oggi si sente invece parlare tanto di cloud. Cosa cambia? Cosa c'è di diverso? Cambia veramente il modello o no? Provando a scremare dal
fumo di marketing che c'è intorno a questi termini, che per fortuna stanno un po', non sono più tanto di moda, per cui non... oggi la parola cloud viene usata molto a sproposito, qualunque cosa è cloud. In realtà di che cosa si tratta? Si tratta di un modello di calcolo in cui, anziché avere un server, un gruppo di server dedicati alla mia azienda, alla mia elaborazione, al mio sistema informativo, ho invece una quantità variabile di server di cui ne pago l'utilizzo a consumo. Cioè, immaginiamo che io domani debba fare un sistema informativo. Nel modello tradizionale devo farmi due calcoli di dimensionamento, dico vabbè, mi servono due server, uno per il database, uno per la parte di web e logica, con questa potenza di calcolo mi serviranno, che ne so, un 32, 64 giga di RAM, 8 dischi, due per il sistema informativo, due per i dati messi in RAID, insomma faccio due o tre conticini e vedo di che cosa ho bisogno dal punto di vista hardware. Avrò bisogno di tanta connettività verso internet, 100 megabit al secondo per 200 gigabyte al mese, insomma cerco di dimensionarmi il sistema e poi decido o valuto se queste macchine le dovrò tenere a casa mia o a casa di qualcun altro. A casa mia ho un data center che dovrò gestire, che abbia le opportune, diciamo così, protezioni, cioè se devo gestire un server in casa mia non lo metto sulla scrivania o sotto il tavolo, dovrò avere un locale opportunamente, che so, protetto dalla sicurezza, lì dentro ci sono dei dati che sono i dati della mia azienda, quindi non devono essere facili da rubare, quindi sicurezza di tipo informatico ma anche sicurezza di tipo fisico, cioè porte blindate, aria condizionata, sistemi chiusi, eccetera. C'è una serie di norme che ci spiegano come devono essere fatti dal punto di vista strutturale questi data center. E posso farlo a casa mia. Oppure posso telefonare a un provider, uno dei tanti che ci sono in giro, e dire, senti, io avrei bisogno di questa esigenza. Questi provider tipicamente hanno già tutta l'infrastruttura, quindi hanno lo spazio, i locali, la sicurezza, i collegamenti a internet, la ridondanza, i generatori elettrici nel caso in cui manchi la corrente, eccetera, eccetera, eccetera. E posso accordarmi con questi provider normalmente in due modalità. Gli posso dire, guarda, compro io le macchine e le metto a casa tua, quindi le macchine sono di mia proprietà, e pago l'affitto del locale e dei servizi per farle funzionare, compreso eventualmente in alcuni casi anche i servizi di manutenzione, il backup, riavviarla quando si pianta, eccetera. Oppure l'altro modello è quello di chiedere al provider, senti, comprale tu queste macchine e io le pago un tanto al mese, le pago l'affitto per il periodo in cui ne ho bisogno, ma sono di tua proprietà, cambia poco essenzialmente, no? Questo è il modello tradizionale. Qual è il difetto principale di questo modello? Che se io dimensiono il sistema per un certo, lancio un sistema, un servizio nuovo, stimo che il servizio, diciamo così, funzionerà bene, avrò un mio break even sull'investimento se avrò 1000 utenti. Ok? Allora, vuol dire che io devo dimensionare un sistema per gestire 5000 utenti. Se 1000 è il mio target operativo minimo, sto un pochino largo. Per arrivare a 5000 utenti probabilmente non li raggiungerò mai. Il mio target è per lavorare sui 1000-2000 utenti, quindi avrò bisogno di certe capacità, rete, CPU, RAM, dischi, eccetera, tutto dimensionato su quel numero, ma magari per i primi 2 anni avrò 500, 600, 300 utenti, molti di meno. Ma io dal giorno 1 sto pagando un'infrastruttura tecnologica che è dimensionata per 5000. E quindi non sono efficiente nell'uso delle risorse. Un costo di investimento molto forte che rischio di non portare a frutto. Allora, se non arriverò mai a 1000 ho buttato via dei soldi, tanti. Avrei potuto costruire un sistema molto più piccolo,
molto meno costoso. Ma la metà magari, perché anziché due server ne bastava uno solo. Ma poi c'è anche l'altro caso, quello in cui invece sono fortunatissimo e invece di 1000 utenti o invece di arrivare ai 5000 per cui avevo dimensionato il sistema già tenendomi largo, ne ho 20000. Supero di gran lunga, vorremmo tutti averla, no? Una cosa di, un successo di questo genere, supero di gran lunga le previsioni. Il problema è che con un sistema che è stato dimensionato in un certo modo non è facile intervenire a posteriori aggiungendo altra capacità di calcolo, di memoria, di rete, eccetera. Devo a quel punto in fretta e furia comprare nuove macchine, farle installare, aggiornare il software in modo che si ripartisca il carico in modo diverso, ma è un lavoro abbastanza complesso. Allora, chi vi vende o chi vi propone cloud computing fa un ragionamento diverso. Dice, ma tu non stare a preoccuparti, la banalizzo, poi entriamo qui nello specifico, non stare a preoccuparti se ti servono due server o tre. Io ne ho 8000. Ti affitto quel che ti serve. Te ne servono due oggi, cinque domani, poi sono di nuovo due dopodomani e poi, non so, te ne servono invece 40 tra una settimana che ci sarà il grosso lancio di un nuovo prodotto, per cui vuoi, va bene, te li affitto in modo dinamico, no? Mi paghi il consumo. È diverso rispetto ad andare a un provider tradizionale e dire ok, io ti affitto il server intanto al mese, perché poi quel server, che io lo usi o no, lo pago. Mentre nei prodotti cloud tu in modo molto dinamico, cioè con dei tempi di risposta che a volte sono di minuti, puoi aumentare o diminuire il numero di macchine, tipicamente sono macchine virtuali, cioè macchine virtuali software che girano su hardware molto potente, che è in grado di far girare molte macchine virtuali contemporaneamente, quindi riescono a gestire e condividere molto bene le risorse hardware tra molti utenti, e tu nel giro di pochi minuti puoi dire va bene, avevo 5 server, ne voglio altri 5. Non è istantaneo, pochi minuti, perché su queste macchine nuove che prima non esistevano va creato, installato il sistema operativo, le applicazioni, eccetera, ma è tutto molto automatizzato. Sviluppare per il cloud significa sviluppare con certe regole affinché poi il provider di cloud possa attivare o disattivare dei pezzi del tuo software, spostarli da un server più piccolo a uno più potente in modo automatico, no? Perché se fosse dovesse essere l'omino lì che installa i programmi, non può funzionare. Allora, significa che abbiamo dei grossi fornitori di potenza di calcolo che hanno dei grossi data center, il cui modello di business è quello di affittare l'uso delle risorse, non affittare le macchine, affittare l'uso che ne fai. Quindi un tanto a ora di CPU, un tanto a gigabyte che il tuo server virtuale usa, gigabyte di RAM, un tanto a terabyte di disco, un tanto a gigabit mensile di dati trasmessi su internet e così via. Ci sono delle formulette, tu a fine mese, se hai avuto pochi clienti, poco utilizzo delle risorse, paghi poco. Se hai avuto molti clienti, pagherai di più. Utenti, insomma, se hai utilizzato più risorse, pagherai di più. Tu vai con un certo numero di risorse dimensionate, paghi quello che consumi. Se ti accorgi che hai bisogno di più risorse, molto velocemente, diciamo in giornata per dire così, puoi aumentare le risorse che ti servono, oppure l'alternativa diminuirle. Quindi è un modello che in qualche modo è un outsourcing molto, molto forte. Cioè io non mi occupo più di non solo di gestire la macchina, ma neanche di possederla, ma neanche di decidere quante ne compro. È chiaro che ovviamente il costo di un'ora di CPU su un servizio cloud è maggiore rispetto a un'ora di CPU se il server me lo compro io e fossi capace a farlo funzionare a pieno regime per un anno. Sta tutto lì il modello di questi fornitori di cloud. Loro hanno molti server, molti clienti che si spera non tutti richiedano la capacità massima lo stesso giorno, ma si compensino un pochino e riescono a far girare alla massima potenza i server che hanno, sfruttarli meglio e rivendendoli a fettine piccole ai vari utilizzatori.
questi fornitori di cloud, questo modello è nato da chi? Il primo fornitore di cloud computing è stato Amazon. No? Perché? Ma perché aveva già quella struttura per le proprie esigenze interne. Si è dovuto costruire l'infrastruttura per poter servire l'e-commerce essenzialmente, e a un certo punto si sono guardati e hanno detto: ma guarda che queste macchine non sono sempre tutte utilizzate al 100%, se ne vendessi un pezzo? E hanno cominciato a fare conto terzi un lavoro che già facevano internamente. Poi lì sono seguiti anche altri, però anche oggi si chiama AWS, Amazon Web Services, oppure S3, che è una delle piattaforme distribuite di calcolo di Amazon. Quindi Amazon noi lo conosciamo come se, diciamo, quel sito di retail, di commercio elettronico, ma in realtà ha una parte molto forte di fornitura di servizi tecnologici, che su questo campo è il più forte. Poi è arrivata anche Google, adesso Microsoft fa qualcosa, poi ci sono gli altri grandi fornitori, hanno modelli tutti leggermente diversi, ma il principio è questo. Quindi dal punto di vista nostro, nel momento in cui dobbiamo immaginarci un'infrastruttura tecnologica, immaginarla sul cloud significa in qualche modo, dal punto di vista economico, spostare delle risorse dall'investimento al funzionamento. Cioè io di investimento non ho quasi più nulla in hardware, pardon, in software sì, lo devo fare, perché non si fa da solo, il software lo devo fare. Ma l'investimento hardware nel comprare macchine, possederle in qualche modo, mantenerle, ammortizzarle, non ce l'ho più. Perché questo lo pagherò un pochino più caro, ma in modalità consumo. Quindi in qualche modo più facilmente adeguabile rispetto alle rarunge esistenti. È molto appetibile come modello. Proprio in primis dal punto di vista del non so quale sia in primis o in secundis, sicuramente dal punto di vista della flessibilità, cioè un sistemista vive più tranquillo perché non deve fare una scelta oggi di dimensionamento del sistema che mi condiziona per 5 anni, ma anche dal punto di vista economico. La lira non la caccio tutta subito, ma man mano che uso il sistema, se poi dopo 6 mesi vediamo che è un fallimento, finisce lì. Ma non devo poi a quel punto dire: quest'hardware che ho comprato dove lo metto, il leasing devo continuare a pagarlo, così di questo genere. Quali sono gli svantaggi? Uno è che dipendo, a questo punto sto dipendendo, decido che il futuro della mia azienda dipenderà dal futuro del fornitore di cloud. Se un domani quel fornitore di servizio fa fuori mercato, fallisce o triplica i prezzi, io lo subisco con dolore, perché i vari servizi cloud sono tutti abbastanza simili come concetto, ma diversi come funzionamento. Quindi migrare un'applicazione da un cloud a un altro è un'operazione comunque dolorosa, non si fa in giornata, sì, un paio di mesi magari la fai, forse. E quindi in qualche modo è una scelta strategica dell'azienda. Decido di, per risparmiare sui costi di investimento, di affidarmi a un'azienda esterna di cui, diciamo così, ho la speranza, la fiducia che continui ad esistere e che i cui modelli di costo di business non vengono stravolti nel futuro, no? Perché come sempre i grandi fornitori, quando arrivano in una condizione di monopolio, cambiano i prezzi e tu o spegni oppure accetti. L'altro, e quindi questo è un elemento da valutare, molti preferiscono comunque continuare nel modello precedente perché dice: beh, io comunque ho la proprietà dell'hardware, oppure l'affitto comunque una macchina ben specifica hardware, fine, una volta che ho firmato il contratto non ci possono essere sorprese né nel bene né nel male. Se ho la macchina affittata, l'ho messa presso un provider internet, questo fallisce, chiamo il corriere, dico: senti, prendi quelle 18 macchine e spostate da un'altra parte, cambio il contratto, tempo 2 giorni, fatto, perché il computer, i dischi, i dati sono miei, semplicemente erano ospitati in una stanza e li sposto in un'altra. Beh, non è così indolore, ma quindi questo è un elemento da valutare, per cui chi ha
spesso l'infrastruttura interna già per gestire i propri servizi IT è sempre un po' restio a usare servizi esterni. Quello che sta succedendo è che molte grandi aziende magari costruiscono dei cloud interni, cioè mettono a fattor comune le risorse IT proprie sfruttandole in modo più dinamico, per diciamo, sfruttare meglio questa economia di scala che le tecnologie del cloud hanno portato. Poi c'è un altro fattore che in questi ultimi anni si è discusso molto sulla privacy dei dati, sulla protezione dei dati. Cioè, se io ho i miei dati che sono a casa di un provider esterno, dentro computer che non sono miei, su hard disk che non sono miei, di cui ho un contratto che dice pago consumo, ma non so neanche fisicamente dove sono questi dati, dove sono questi computer, perché una delle caratteristiche di questi fornitori cloud è che hanno diversi data center e possono spostare la potenza di calcolo e i dati da un data center all'altro a distanza di migliaia di chilometri, a seconda, a volte anche dinamicamente a seconda del carico. Pensate al discorso di Amazon, no? Che segue i fusi orari. Cioè, quando è giorno in Giappone, è notte in California e viceversa, e quindi la maggior parte degli utenti si sposta da un continente all'altro secondo i fusi orari. Allora ci sono alcuni server che in certe ore sono più usati in una zona del pianeta e altre ore sono usati in altre, e quindi si scambiano i servizi in un certo senso, no? E quindi il cloud permette anche questo tipo di dinamicità, no? di gestione. Allora, se io su quei server ho dei dati essenziali, dei segreti industriali, dei dati privati dell'azienda, sono tranquillo a metterli in mano a qualcun altro? Quando voi vi scambiate un documento su Dropbox, quel documento fa 3 volte il giro del mondo prima che arrivi il vostro amico che lo legge. Rimbalza su server diversi, può essere intercettato da reti diverse. Se arriva un'ingiunzione in tribunale alla società Dropbox e gli dice dammi quel file perché c'è una causa in corso, chissà che cosa, cosa fa Dropbox? Tieni. Ok? Allora, molte aziende sono preoccupate di questo. Dicono, ma un attimo, io finché i dati sono in casa mia, prima di venire a prendermeli o a rubarmi, beh, è un problema mio di proteggerli bene, ma in ogni caso nessuno ne può disporre, no, senza che venga l'autorità in casa mia. Se invece i dati li affido a una multinazionale che ha sede in Lussemburgo, Irlanda, Stati Uniti, dove si pagano meno tasse normalmente, hanno la sede, allora in qualche modo non si applicano più le norme sulla privacy italiane, pur essendo aziende italiane, di utenti italiani, ma si applicano quelle della sede legale dell'azienda. Quindi questo è un po' un altro timore, no? Per cui è notizia di questi giorni, ad esempio, che molte grandi aziende, sicuramente ho visto notizie di Microsoft, su Microsoft, ma anche altri lo stanno facendo, stanno aprendo dei data center in Europa, e ti dicono, guarda che se tu apri un servizio sul nostro cloud, noi ti garantiamo che i tuoi dati rimarranno in Europa. Poi devi crederci, ovviamente, perché altrimenti molte aziende stanno lasciando i servizi a favore magari di provider più locali, che garantissero quel servizio. Quindi questo era un aspetto che non era minimamente tenuto in conto nell'epoca del boom del cloud, perché si vedevano essenzialmente gli aspetti solamente di flessibilità. Poi dopo Snowden e compagnia bella, in cui si sono visto che alla fine le informazioni che tu ritenevi riservate non lo erano, allora si sta un pochino tornando indietro cercando di fare maggiore attenzione. Quindi è un momento un po' ambiguo. È un'architettura, come dicevo, tutto sommato diversa, ma oggi sicuramente bisogna tenere presente. Noi non andiamo, al di là di questa chiacchierata di oggi, non andiamo a approfondire perché sarebbe
anche un po' troppo complesso capire i meccanismi di funzionamento di questi sistemi. Quindi rimarremo su, come mentalità, diciamo così, sull'architettura web standard con un data center centralizzato. Ok, dal punto di vista tecnologico, che cosa mi distingue, oltre al costo e la posizione fisica, eccetera, un'architettura tecnologica da un'altra? Una è meglio, è più potente, meno, più adatta, meno adatta alle mie esigenze. Come le misuro queste cose? E ho vari fattori, alcuni più ovvi, altri meno ovvi. Ad esempio, un'architettura si può misurare sulla base del tempo di risposta, che dipende da moltissimi fattori. Però quando l'utente fa un click sulla mia interfaccia, quanto tempo impiega, quanto tempo passa prima che la risposta arrivi, che la, venga aggiornata l'interfaccia con la risposta a quella richiesta. Questo dipende da tanti fattori tecnologici, no? Dalla velocità del CPU, dalla velocità della connessione di rete, dalla velocità dei dischi, dalla quantità di memoria, ma anche dal numero di utenti collegati contemporaneamente in quel momento. La combinazione di tutti questi fattori, in modo non facilmente calcolabile da una formuletta, purtroppo per noi, determina quanto sia reattivo il sistema a rispondere. Quindi questo è un fattore di progetto di cui devo tener conto, devo capire qual è il tempo di risposta che mi aspetto, legato ovviamente anche alla complessità dell'applicazione, cioè che cosa deve fare, e avrò bisogno di un sistema che è più o meno potente. La scalabilità, che ho citato qui, è un altro fattore che cerca di misurare quanto il sistema, cioè l'architettura che ho pensato, è in grado di gestire un numero crescente di domanda, un fattore crescente di domanda, ad esempio un numero crescente di utenti, no? Quando parlavamo un attimo fa del cloud, dicevamo è molto comodo perché se crescono gli utenti io riesco a far crescere la potenza di calcolo della mia architettura in modo semplice, immediato e poco costoso. Quindi in quel caso il cloud ha come vantaggio una fortissima scalabilità, cioè una facilità di adeguamento alle richieste crescenti. Ma anche su architetture più tradizionali io posso avere sistemi che reggono bene fino a un certo numero di utenti, ovviamente oltre una certa scala crollano, cioè cominciano a non essere più in grado di rispondere in tempo ciascuno. Quindi è un tempo di risposta che dipende sicuramente dal numero di utenti, però fino a un certo livello, fino a quando il sistema non è saturo, il tempo di risposta tende a essere pressoché indipendente dal numero di utenti. No, se noi potessimo fare un grafico, chi fa sistemi lo fa, in cui disegniamo il tempo di risposta in funzione del numero di utenti che usano il sistema, vedremo una linea che è praticamente, ovviamente, crescente, perché se ho più lavoro sicuramente il sistema ci metterà più tempo a rispondere. Ma una linea abbastanza quasi orizzontale, lineare, per un buon range di funzionamento, e dove il sistema sta funzionando nominalmente. E poi questa linea si impenna immediatamente. Cioè magari con 1000 utenti funziona bene, con 1200 non riesce più a lavorare nessuno. Voi sicuramente, questo l'avete già sperimentato, intorno a settembre, quando si fanno i carichi didattici. Adesso ultimamente è andata meglio, ci sono alcuni anni in cui c'erano dei periodi dell'anno in cui tutti gli studenti dovevano collegarsi allo stesso sistema e nessuno riusciva a far nulla, no? Perché quando superi la capacità del sistema non è lineare, non è che se ho il doppio di utenti anziché 200 millisecondi ne aspetto 400, e vabbè, è un po' più lento, ma quando superi un certo fattore, anziché aspettare 400 millisecondi, aspetti 40 secondi ogni volta che fai un click, o più, no? Proprio perché il sistema non ce la fa a star dietro alle richieste. C'è una formuletta molto semplice che dice che il numero di
richieste al secondo moltiplicate il tempo necessario per realizzare una richiesta deve essere sempre minore di 1. Cioè, in un secondo quanto lavoro posso fare? E beh, se ogni unità di lavoro dura, che ne so, 20 millisecondi, in un secondo ne potrò fare 50 richieste. Se ne ho 51 al secondo, alla fine di un secondo se ne è accumulata una che devo smaltire nel secondo successivo. Alla fine del secondo successivo ce ne sarà quella che ho smaltito più un'altra e sono due. E quindi anziché non vado solo più lentamente, ma si accumula lavoro da fare. E quindi il tempo di attesa a parità di carico tende sempre ad aumentare, molto rapidamente ovviamente, perché ho molti utenti collegati e il sistema praticamente si blocca. Purtroppo i sistemi informatici hanno una curva di carico di questo genere. Vanno abbastanza bene fino a un certo punto, poi si rompono istantaneamente. E spostare quel punto di rottura costa tanto. Dal punto di vista. Perché devi aumentare tutto, banda, CPU, disco, RAM. L'altro fattore è la disponibilità. La disponibilità è la percentuale del tempo per cui il sistema è disponibile all'interno del suo funzionamento nominale. Pensiamo al sistema telefonico, se io alzo la cornetta e cerco di fare un numero in un qualunque momento dell'anno, qual è la probabilità che non ci riesca perché in quel momento la linea non ce ne manca, non funziona? E dice, questo ovviamente sono tutti fattori da un lato di progetto, cioè devo progettare un sistema sapendo qual è il mio obiettivo, perché se io cambio un numero di questi, dico, se anziché 1000 utenti ne voglio 10.000, io progetterò un sistema molto diverso che costa molto, molto di più. Quindi sono fattori che devo conoscere, stimare all'inizio. Qui poi bisogna fare attenzione, 99,95%, dice, beh, tipicamente un sistema informativo dovrebbe avere questo tipo di affidabilità. Il 100% non lo diciamo mai, no? Quant'è 99,95%? In un anno. Vuol dire che ho lo 0,05%. Quindi se io ho 365 giorni in un anno, il numero di giorni in cui il sistema può non funzionare è 0,005. Dunque, no, ancora uno 0. Così, no? Due zeri perché sono in percentuale, 0,5 perché 0,5 è la frazione di percento. Quindi sono 0,18 giorni all'anno. Sono 4 ore all'anno. Cioè tu in un anno, compresi le domeniche, Natale, Capodanno, Ferragosto, temporali, blackout, non terremoti, no, di solito sono a parte le catastrofi, no? Però gli eventi normali, aggiornamenti, tu conta che quando devi aggiornare il sistema informativo, devi riavviare la macchina, magari ci passano 10 minuti, questi vanno a erodere le 4 ore di budget che hai sull'anno. Quindi sono numeri, è bello mettere su una brochure 99,99, però 99,99 anziché 95 significa passare da 4 ore a meno di un'ora all'anno di tempo di fermo. Oh, si può, se mi dai abbastanza soldi te lo faccio. Creiamo N sistemi ridondanti, creiamo, se io un'ora di fermo non posso permettermi che manchi la corrente, neanche per 10 minuti. Allora, lavoro su un livello di affidabilità superiore. Allora, queste sono tutte delle misure che prescindono da che cosa fa il sistema informativo, ma ci danno
dimensionamento della complessità dell'architettura tecnologica. Qui si potrebbe andare avanti, no? Però chi fa dimensionamento di sistemi lavora su queste cose. E una piccola variazione in questi fattori può avere una grande variazione in costi, nei costi sicuramente. Vabbè, poi farò un accenno all'architettura di rete, il fatto che oggi i sistemi informativi sono tutti, no, basati sulla collegamento di rete tra i vari server e tra questi server e l'interfaccia utente. Non sto qua a farvi riassunto del corso di reti, che vi dice che essenzialmente ci sono vari tipi di reti di collegamento, alcune cosiddette locali ed altre su scala geografica come quelle su cui si basa internet, e ovviamente il dimensionamento del sistema va fatto a livello di tutte queste reti. Tipicamente, tanto per prendere un flash, io avrò un sistema che è fatto di un certo numero di server tra di loro collegati: server web, i server database, i server di backup, tipicamente, avrò un certo numero di macchine che sono collegate tra di loro sulla rete locale. Quanto deve essere veloce questa rete locale? Quanti dati ci devono passare sopra? È un problema di dimensionamento interno. Come deve essere segmentata questa rete? Per livello di sicurezza, tipicamente un pezzo di rete, poi un firewall, poi un altro pezzo, poi un altro ancora, poi finalmente il collegamento su internet. No? Proprio per cercare di limitare tentativi di intrusione o le perdite di dati o di informazioni. Quindi ho un'infrastruttura di rete locale che collega i vari nodi di lavorazione interni al data center, interni alla mia architettura. E poi avrò il collegamento verso la rete esterna, la rete geografica. Oggi quasi sempre come rete geografica parliamo di internet, ma non è sempre. Se voi aprite una filiale di una banca, non la collegate via internet con gli uffici centrali della banca, non è abbastanza sicuro. Devi appoggiarti a una rete separata, indipendente, che vai a affittare ovviamente da un fornitore di connettività e di telecomunicazioni, ma non internet in quanto tale, no? Non è abbastanza affidabile, non è abbastanza sicuro, punto. Quindi per alcune applicazioni, se costruisci, che ne so, la rete elettrica, no? Tutte le grandi infrastrutture, la rete elettrica, le centraline, le centrali dell'Enel, oltre a trasferire ovviamente energia elettrica, trasferiscono anche dati, comunicano, si coordinano, no? per distribuire l'energia. Non si parlano su internet, ovviamente si devono parlare a centinaia di chilometri di distanza, ma hanno connettività diverse, no? Dedicata. Le ferrovie, un'altra infrastruttura, tutti i vari apparati che dicono il passaggio di livello scende, non scende, il treno dove è arrivato, non è arrivato, non usano internet. Quindi noi siamo abituati a dire rete geografica mondiale uguale internet. Non è vero. Lo è per l'utente finale sicuramente, lo è per molte applicazioni non critiche, allora è sufficiente. È sufficiente come banda, come velocità, ed è sufficiente come sicurezza. Ma se ho invece delle applicazioni in cui mi serve molta più affidabilità e molta più sicurezza, non posso usare internet. Non è che posso dire si fermano i treni perché la rete è giù, no? Perché oggi TIM non prende. Si fermano per altri motivi, molto più banali. Ma non devono fermarsi per quello, no? Perché... quindi è per dire, le reti geografiche su larga scala ce ne sono di varie tipologie, noi non entriamo in questi dettagli. Nel parlarne noi immaginiamo internet perché è quello a cui siamo abituati, ma non è l'unica, era solo il messaggio che volevo dare. E in ogni caso è una rete che non è mai di proprietà mia, io che devo fare il sistema informativo. Sarà sempre una connettività che devo acquistare da qualcuno, un fornitore di servizio di connettività. E anche lì dovrò capire per il mio sistema informativo quanto mi serve, quanta banda mi serve, cioè quanta velocità di connessione ho bisogno, e quanta capacità totale mi serve, cioè quanti gigabyte al mese. Tipicamente sono due quei fattori.
no? Sono gli stessi del piano dati, ti dicono qual è la velocità. In realtà quando tu vai, quando noi come utenti consumer ci dicono la velocità massima, l'utente business dovrebbe avere la velocità garantita, faccio un contatto sulla base della velocità garantita, non quella massima che non vuol dire niente. Quindi qual è la velocità garantita e qual è la quantità di dati che posso trasferire in un'unità di tempo, il giorno, il mese, quello che sia. A volte ho delle linee dedicate per cui se una linea è apposta per me io posso trasferire tutti i dati che voglio, cioè a volte non c'è limite massimo alla quantità di dati che posso trasferire. Cioè, adesso i bocchettoni telecom che arrivano al Politecnico non so più se sono 300 o 400 megabit al secondo di dati in totale, quello lì è un cavo nostro, non c'è nessun limite sulla quantità di dati ma solamente sulla velocità essenzialmente, no? Che è diverso, noi abbiamo, diciamo, il modello consumer è limitato, il modello enterprise invece io ho prodotto una certa capacità, la riservo per me e la posso consumare a piacere. Poi anche lì dipende dalle esigenze mie che offerta posso avere. Questo è un altro fattore sui cloud. Il cloud computing, vabbè, ha dei server che sono da qualche parte. Allora, qual è la velocità con cui riesco a collegarmi a questi server che sono, tanti data center sono in Islanda, per ragioni semplicemente climatiche, fa più freddo. E allora costa meno condizionare, raffreddare i server. No. Allora, qual è la velocità di connessione che ho da qua verso l'Islanda, per esempio? E qual è il numero di gigabyte che posso trasmettere? Questi sono fattori di nuovo di progetto tecnologico. Ok. Questo per quanto riguarda il modello tecnologico. Noi questo corso non ce ne occupiamo ovviamente, ma ci serve avere alcuni punti di riferimento, no? Appunto, quando parliamo di banda, di capacità, di modelli, ci interessa. Per quanto riguarda il modello funzionale, molte cose già le conosciamo. Noi in questo corso il modello funzionale l'abbiamo diviso in tre grosse categorie, che sono i dati, i casi d'uso, cioè le funzionalità, e i processi. Okay? Non sono gli unici modelli ovviamente. Ad esempio, vi faccio un accenno a modelli alternativi, ad esempio più semplici, per quanto riguarda la rappresentazione dei processi. Noi stiamo dando, quando usiamo gli activity diagram, stiamo rappresentando i processi in modo relativamente dettagliato. A volte non è, per avere una vista più d'insieme, non è necessario scendere fino al livello dell'activity diagram. A volte si usa un modello come questo, CRASO, che è una sigla che sta per Customer Request Activity Organization e Output, che descrive un processo sulla base di questi 5 elementi. Quindi siamo sempre dal punto di vista funzionale e in particolare di processo, ma il processo lo raccontiamo da un punto di vista diverso. Lo raccontiamo definendo, diciamo che questa specie di rombo interno qui è il processo che stiamo descrivendo, e di questo processo diciamo innanzitutto chi è il customer, cioè chi può richiedere questo processo, quali sono le richieste, gli input, quali sono i dati che vengono forniti d'ingresso, quali sono gli output che il processo produce. S era organization, quindi è la S messa lì in mezzo. Quali sono le unità organizzative che sono coinvolte nel processo e quali sono le attività che vengono condotte all'interno del processo stesso. Queste activity 1, 2, 3, 4 possiamo immaginarci, non obbligatoriamente, ma ci fa come immaginarci, i nostri activity diagram.
no? I singoli passaggi, le singole attività che possono avvenire lì dentro. Ma queste fanno parte di un complesso. Allora, a volte mi conviene analizzare l'attività diagram, ma per avere una vista d'insieme posso descrivere questi elementi. E questo mi permette di distinguere varie tipologie di processi. Ad esempio, qui, che sono ad esempio elencati queste tre grandi macro tipologie, monofunzionali, interfunzionali e interorganizzative. Ad esempio dei processi che svolgono delle attività, delle funzioni all'interno di un solo dipartimento, di una sola unità organizzativa. Oppure posso avere processi che si svolgono a cavallo tra unità organizzative diverse. O addirittura tra organizzazioni diverse. Ricordate che noi abbiamo definito organizzazione il primo giorno dicendo per noi un'organizzazione è un'azienda, un ente, una ditta, quindi diciamo aziende diverse. Dipende ovviamente dalla scala, no? Del processo che sto modellando. Questo è un modello di un processo semplice, tutto sommato, di logistica, un ordine, lo elaboro, lo prendo e lo consegno, ma basato sulla collaborazione tra aziende diverse. Quindi ho, diciamo così, la libreria, un magazzino, ho un merchant, ad esempio un negozio online, e ho la logistica, un servizio di consegna. Sono tre aziende diverse che però devono collaborare nell'eseguire il processo di vendita, ognuna con la sua parte. Allora, questo tipo di visione mi fa capire bene, innanzitutto, i punti di comunicazione, cioè dove aziende diverse devono comunicare, devono scambiarsi dati. Un conto è avere un processo gestito tutto all'interno del mio dipartimento, per cui è tutto sotto controllo. Anche la responsabilità organizzativa è sotto controllo di un unico responsabile. Se ho più dipartimenti coinvolti della stessa azienda, sicuramente la complessità organizzativa sale, perché ho persone di reparti diversi che fanno riferimento a capi e responsabili diversi, che però congiuntamente sono responsabili della buona riuscita del processo. Quindi questo già richiede, dal punto di vista organizzativo, una complessità maggiore. Dal punto di vista tecnologico non particolarmente, perché probabilmente, visto che l'azienda è la stessa, questi sistemi dal punto di vista tecnologico sono lo stesso sistema, semplicemente coinvolge utenti di posizioni diverse, anche se non sempre è vero. Nel momento in cui però passo a modelli di processo interorganizzativi, dove ho aziende diverse, allora diventa quasi più importante l'interazione che non l'azione. È più importante che tipo di dati si scambiano, come si scambiano, quando, di chi è la responsabilità, piuttosto che non cosa viene fatto qua dentro. Perché cosa viene fatto dentro ciascuna azione? Beh, ciascuna azienda sarà responsabile per la propria parte, si organizza internamente. In questo caso abbiamo dei processi che molto spesso devono far lavorare insieme sistemi informativi diversi. Quando parlavamo degli activity diagram, dicevamo un segnale può essere mandato o inviato a un sistema operativo esterno, un sistema informativo esterno. Ecco, questo è il caso in cui è necessario. Tu hai un sistema informativo del merchant, ad esempio, che a un certo punto deve trasmettere l'ordine a chi invece detiene le merci, che avrà un suo sistema informativo per gestirlo. E quindi in questo caso non riusciamo più a modellare come ad alto livello lo vediamo come un processo unico, ma poi quando scendiamo vedremo frammentato il processo nelle sue componenti che lavorano all'interno di ciascuna organizzazione. E quindi lì la complessità, oltre che sistemistica ma anche di progettazione, si complica, perché io nel mio activity diagram qua dentro non vedo tutti i pezzi,
a un certo punto devo dire qua mando un segnale, mando un messaggio, mando un ordine, poi mi fido che qualcosa succederà dall'altra parte e aspetto la risposta, però non ho tutto sotto controllo. Quindi su sistemi informativi di una certa complessità, oltre al livello di dettaglio che abbiamo noi, che è quello degli activity diagram, possono tornare comodo modelli sempre funzionali, sempre di processo, ma a livello un pochino più alto come questo, no? Che vi permettono appunto di avere la visione più insieme e soprattutto di mettere dentro l'elemento organizzativo che negli altri diagram non c'è quasi mai, cioè non è molto evidente, non è molto gestibile. Gli unici aspetti organizzativi che vediamo negli altri diagram sono le swim lane, no? Dove hai dei nomi, delle etichette, delle responsabilità, ma sono adatte al massimo a un caso di questo genere, non sicuramente a sistemi più ampi, più complessi, che coinvolgono organizzazioni diverse. Questo esempio, diciamo, è un modello abbastanza semplice, anche da vedere, da rappresentare. Si tratta su, questo è il disegnino, ma qui sotto CRASO sono i cinque ingredienti, vado a dettagliare che cosa fa ciascuno, cioè che cosa avviene in ciascuna delle cinque fasi. Quindi è un modello molto semplice di descrizione che si può mettere su sistemi complessi davanti a quello di attività d'agra. Dipende ovviamente dal livello di dettaglio che ci serve. Vabbè, poi il resto lo sappiamo già, sono i vari modelli che stiamo facendo. La prossima volta che apriamo questo ci occupiamo invece del modello organizzativo, che è anche più interessante.